uno solo non potrebbe fisicamente farcela. A Tambay, quindi, eccolo subito una mole di lavoro notevole. Due gli obiettivi: collaudare se stesso e collaudare tutti quei particolari che con il solo pironi a disposizione sono rimasti indietro. La Ferrari dunque sta preparandosi al rientro in Europa e dalle piste Pro Turbo non può più perdere tempo. A Fiorano la sperimentazione sta diventando l'ossessione di Tambay, tra l'altro. Ha però tutto il tempo che ci vuole. Ora, delle prime prove ufficiali a Zandvoort, avrà sulle spalle un 2000 km, forse anche di più. Eccolo finalmente che gira, e poiché Tambay non è un inesperto, anzi, tra Formula 1 e Can-Am ha un bel bagaglio a disposizione, questo super training dovrebbe dare grandi frutti. E come ho detto la volta scorsa, chissà che Tambay non possa essere un nuovo personaggio della Formula 1 che Ferrari farà uscire dal suo cappello a cilindro, imbarazzando tutti, magari Pironi compreso. A Fiorano Tambay ha anche fatto dei bei tempi. Ha fatto dei tempi che hanno avvicinato il record della pista e quindi tutto lascia sperare bene, ma lì in casa i tempi sono poco indicativi. La prova della verità, usando una frase un po' melodrammatica, è a Zandvoort ed i tifosi che stanno qui a controllarlo lo sanno molto bene. Certo, Tambay ha sulle spalle, come ho detto prima, una buona carriera. Carriera che dovrà mettere a frutto al massimo al volante della Ferrari. Si è presentato